Buongiorno, oggi vi parlo di comunicazione interpersonale, quindi tra le persone, per farvi percepire la differenza che esiste tra una richiesta e una pretesa. Che differenza c'è appunto tra richiesta e pretesa? Apparentemente potrebbe sembrare che sono le stesse cose nella comunicazione, anche se ovviamente andando a vedere i dettagli possiamo notare delle differenze sostanziali. La richiesta è proprio come dice la parola, io chiedo, e la richiesta prevede un sì o un no. La pretesa è chiedere pretendendo, e quindi la pretesa ha come scopo l'unico obiettivo di ricevere un sì. Ecco, questa è la differenza di base. Ma cosa succede nella comunicazione tra le persone? Che molte volte una persona dice di avere fatto semplicemente una richiesta, mentre invece dietro a una richiesta la maggior parte delle volte si nasconde una pretesa. Perché dico questo? Perché nel mio lavoro di mental trainer, mental coach, counselor, in ambito di psicologia, di relazione d'aiuto, vedo moltissime volte queste dinamiche tra le persone, nei miei pazienti, nei miei clienti e tra ovviamente le persone che seguo e vedo durante la giornata. Molte volte le persone dicono di avere semplicemente chiesto, ma davanti a un no si offendono, si arrabbiano, si chiudono, si incupiscono e certe volte diventano addirittura aggressivi. Ecco, questa non è una richiesta, questa è una pretesa. La richiesta, ripeto, prevede una flessibilità, un'adattabilità e il contemplare la possibilità di sentirsi dire no. Ma molte persone invece credono di fare richieste, in realtà stanno proiettando forti pretese. Ecco, tutto questo può generare nelle persone anche un sequestro emotivo, che è proprio l'argomento del webinar che terrò lunedì 4 marzo alle ore 20 italiane e alle ore 19 nelle Isole Canarie. Perché parlo di sequestro emotivo in ambito di comunicazione tra differenza tra pretesa e richiesta? Perché questo è un elemento dove chi vive un no in quanto ha una pretesa molte volte viene sequestrato a livello emotivo, perché il no lo fa arrabbiare, lo chiude, lo fa reagire o la fa reagire in modi estremamente disfunzionali, e tutto questo ovviamente attiva l'amigdala, che è il segnale di pericolo. Quindi un no evidenzia il pericolo, che c'è qualcosa che non andrà come vogliamo noi, che non soddisferà le nostre aspettative, e quindi ecco che scatta il sequestro emotivo. Vi aspetto lunedì. Ciao a tutti.